oggi preparo un po' di pasta a mano integrale per me e per mia nipote. L'impasto va fatto con farina integrale, si mischiano e poi si fa l'impasto. Un po' di acqua tiepida e si fa riposare per quasi un'ora, perché se no la farina integrale si asciuga troppo. E li mangeremo io e Jessica con un bel sughetto fresco di pomodoro. Imparatevi voi tutte le ragazze, che oggi non fanno niente queste donne, vanno solo a passeggio. La roba fatta in casa è sempre fatta bene e saporita.